Mario Ferrara, presidente del gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà al Senato della Repubblica. Come mai un gruppo parlamentare decide di contribuire alla realizzazione di un convegno sull'autonomia siciliana? Il nostro gruppo nasce in funzione proprio della difesa delle autonomie, e il tema delle autonomie oggi, specie in Sicilia, è di grandissima importanza anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale che rivede l'autonomismo siciliano. Autonomia che fa gola ad altre regioni d'Italia. Noi siamo passati da un periodo in cui tutti volevano diventare regioni autonome, era il leghismo, il panleghismo. In verità l'autonomia è una particolarità di uno Stato e di una nazione. La Sicilia è una regione autonoma e ha una antichissima tradizione. La Sicilia e la Sardegna erano le due uniche province romane. Gaetano Armao dice che la Sicilia potrebbe diventare, a tutte le carte in regola, per aspirare al ruolo di piccolo Stato. Certo, e la sentenza della Corte Costituzionale, in quanto accredita una nuova responsabilità ai politici siciliani, la fa diventare più potente e più responsabile. Potere e responsabilità.